di Gesù è raccontata in tutte le lingue e in svariati modi. Noi ci siamo cimentati in un musical dal titolo Il Risorto. Il soggetto di questa rappresentazione è la storia della resurrezione di Gesù, dall'ingresso a Gerusalemme fino all'apparizione ai discepoli e all'incontro con Tommaso, passando per l'arresto, il processo e la passione. È un coinvolgente viaggio musicale che non si limita al racconto delle scene tradizionali della passione. Va oltre le vicende della sofferenza, del sacrificio e della morte. Esso ripercorre la storia della salvezza fino ad evidenziare il momento supremo della resurrezione, il prevalere della luce sulle tenebre, della gioia sul dolore, l'inizio di un lungo cammino che arriva fino a noi. Un particolare rilievo è dato dalle principali figure femminili del Vangelo, alle quali è affidato il compito di accompagnare lo spettatore nella storia. Infatti sono loro a dipanare il filo conduttore della narrazione, con l'osanna iniziale, con l'accorato racconto dell'arresto di Gesù, con l'intervento della moglie di Pilato in favore del prigioniero, con la presenza della Madonna, fino al canto toccante della Maddalena nei pressi del sepolcro e alla felicità per la notizia della resurrezione. Alternando il dramma all'esplosione di gioia e un susseguirsi di canti e balli, un gruppo di volenterosi vuole raccontare una storia così antica, facendo rivivere vicende e personaggi come se appartenessero al mondo di oggi. E tutto questo è stato messo in scena in 2 mesi dai nostri ragazzi, quelli che calcano le scene di un teatro per la prima volta e quelli più adulti, che da diversi anni hanno dato la loro disponibilità e le loro capacità canore nei vari spettacoli già rappresentati. Un caloroso ringraziamento va al nostro parroco Don Marco, innanzitutto per averci incoraggiato a realizzare tutto questo, per aver messo a disposizione i locali che stiamo occupando e per aver dato fiducia a questo gruppo di ragazzi che state per applaudire. Con la loro esuberanza, con il loro impegno, hanno realizzato un musical di alto valore culturale, morale e religioso. E un grazie va a tutti voi che avete accettato il nostro invito e che darete un'offerta libera per contribuire alle spese che queste manifestazioni comportano. La rappresentazione ha inizio con la condanna a morte di Gesù da parte del Sinedrio e il suo ingresso a Gerusalemme, salutato dallo sventolio di rami di palma e di ulivo, due piante che simboleggiano l'una la vittoria e l'altra la pace. A questo punto vi auguriamo buona visione e soprattutto buona meditazione. Allora, i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio Thank you.
Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, molti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca una nazione intera.
tremenda angoscia e una tristezza mortale cominciano ad attanagliare il cuore di Gesù. Cerca conforto nei tre discepoli e, non trovando sollievo nella loro compagnia, perché li trova tutti e tre addormentati, rimane solo a pregare. Qui con me nessuno accanto, non mondo, non mi viene
via della croce di Gesù, nell'ora dell'abbandono, non poteva mancare lei, sua madre. La croce di lui diventa la croce di lei, l'umiliazione di lui è la sua. Maria va, trafitta da questa invisibile spada, verso il calvario di suo figlio, verso il proprio calvario. È qui che si compie il suo fiat voluntas tua, e lo strazio di lei e quello del figlio acquisiscono un valore eterno. Possa non mancare mai ad un figlio che soffre un cuore di madre vigile, un amore che sia rifugio sicuro, una presenza di tenerezza, di consolazione e di sostegno nei momenti della paura, del dolore e della prova. Dove la dorea
senti cosa dicono di te? Che sei un re, sei davvero tu il re di questi quattro di Giudea. Io re, ma il mio regno non è qui, il mio regno non è di questo mondo, mondo no, non è di qua giù. Io re, ma se sono nel mondo io, nel portare fra gli uomini la verità, nel portare fra gli uomini.
era già quasi sesta, quando le tenebre si stesero su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi oscurato il sole, e il velo del Tempio si divise nel mezzo. Ma Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio». E detto questo, spirò. Il centurione, visto quanto era accaduto, diede gloria a Dio dicendo: «Certamente quest'uomo era giusto». E tutta la folla che era convenuta a sì fatto spettacolo, riflettendo a quanto era avvenuto, se ne ritornava indietro battendosi il petto. E tutti gli amici di Gesù, come pure le pie donne che lo avevano seguito dalla Galilea, se ne stavano a distanza e osservavano queste cose. L'Evangelista Luca descrive la scena orribile della crocifissione come uno spettacolo che si stava compiendo sotto gli occhi di tutti. Caro Gesù, sono passati 2000 anni, eppure noi, ancora oggi, non abbiamo perso la nostra fantasia omicida, trasformando l'atto di morte in uno spettacolo a cui noi spesso assistiamo inermi. Basti pensare alle tante immagini che giungono nelle nostre case dai paesi in guerra tra di loro, ai tanti cadaveri e notizie di violenze che passano sotto i nostri occhi nei vari notiziari televisivi durante il pranzo o la cena, ai tanti film sanguinari e violenti che riempiono le sale cinematografiche. Si vive in un mondo al contrario, dove la morte e la violenza, invece di spaventare, diventano elementi di attrazione. Purtroppo, caro Gesù, lo spettacolo della tua crocifissione si ripresenta di generazione in generazione, e ancora oggi sei sulla croce. Sei sulla croce di tanti, troppi affamati, che alzano le loro braccia verso di noi, immersi nel nostro egoismo e nelle nostre mille contraddizioni. Sei sulla croce di tanti, troppi ammalati, che implorano conforto e speranza, di tanti anziani che sono soli, crocifissi dal loro essere sulla soglia della morte, colpevoli di aver dato tutto, come te. Sei sulla croce di tanti, troppi disoccupati, troppi immigrati smarriti, senza casa, costretti a vivere ai margini della società. Il Vangelo dice che da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Un tempo lunghissimo per chi agonizza sulla croce, ma non infinito. Dunque, allora coraggio, tu che soffri inchiodato sulla carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine e della povertà, costretto a bere il calice dell'abbandono ed ingoiare i bocconi di amarezza. Gioisci, bambino soldato, privato della tua innocenza, costretto ad impugnare il fucile, tu che paghi il prezzo più alto della malvagità umana. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Thank you.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giù sui tramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Sconvolgimenti e tuoni annunciano qualcosa di grandioso. I soldati fuggono in preda al terrore. Le pie donne che si erano recate alla tomba per portare olio e unguenti trovano il sepolcro vuoto. Sono colpite da una grande confusione e paura quando un angelo appare per annunciare la resurrezione. Maria Maddalena è sconvolta e incredula. Come poteva il Signore essere risuscitato? Lei lo aveva visto patire e morire come un malfattore, ed ora non riesce a percepire la possibilità della resurrezione del suo Signore e lo scambia per il custode del giardino. Thank you.
sconvolto dalla sua incredulità, è in preda ai dubbi e vuole toccare con mano per credere alla risurrezione. Prigioniero delle sue incertezze, dice: se non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Se in questo apostolo possiamo incontrare i dubbi, le incertezze, le paure di tutti i giorni, con lui possiamo anche riscoprire con convinzione quella fede tramandata nel corso dei secoli che ci sostiene nelle prove della vita. Prove di un amore vittorioso.
Ciò che prima sembrava impossibile, ora accade. Ciò che prima era senza senso, ora acquista pieno significato. Ciò che prima era tristezza e disperazione, ora diventa forza interiore e gioia profonda. Gesù è risorto, è l'annuncio che il sacerdote acclama nella liturgia di oggi e il popolo a conferma risponde: rendiamo grazie a Dio. È il suono pieno e vibrante delle campane, è la natura che si risveglia dal letargo dell'inverno. Vi è una sinfonia d'insieme che unisce tutto questo, e la sinfonia si tramanda di generazione in generazione per giungere fino a noi, e ogni anno a Pasqua risuona con un fascino sempre nuovo. Sulle note di questa armonia celeste, il cammino del risorto per noi diventa canto, ed è proprio in questa maniera che abbiamo voluto rappresentare l'attimo in cui Cristo sconfigge quanto di più temuto dall'uomo, il suo destino di morte. Il risorto per noi diventa danza, questo movimento ci rende liberi da ogni sudario, e con l'esplosione della nostra gioia auguriamo a tutti una buona Pasqua. Signore, risorto, l'amore, risorto, l'amore, la vita è sano, è risorto, 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 è risorto
questo è l'ultimo. Grazie a voi che ci siete stati e ci siete.